Fare arte per me è un privilegio, è la possibilità di essere me stesso. Fare arte per me significa questo, avere la possibilità di essere se stessi. Nella vita a volte non ce l'abbiamo, per paura, per opportunità, per contingenza, mentre nell'arte possiamo essere, cioè possiamo abitare un territorio dove il pensiero e l'azione conducono allo stesso risultato, sono corrispondenti. E questo nella vita non è così facile. Susan Sontag, questa scrittrice americana, diceva che quello che scrivo, diceva, recitava, mi somiglia, ma non è esattamente uguale a me, perché ciò che scrivo è migliore di me. Perché posso riscriverlo. Ecco, nell'arte abbiamo questa possibilità di cercare di arrivare sempre all'eccellenza, di arrivare a tendere all'infinito. L'eccellente diventa permanente, come diceva Aristotele. E quindi per me bisogna cercare di andare all'essenza delle cose. E come si fa? Come si fa? Intanto l'arte è un dono, è un dono straordinario, l'arte è figlia del cielo, ci coglie, però bisogna essere pronti anche a coglierla, allenarsi, bisogna impratichirsi nelle arti, bisogna lavorare, finché poi pian pianino abbiamo un'autonomia, un automatismo di leggibilità di quello che è, che ci arriva, perché ogni, diciamo, la tecnica non è arte, ma ogni arte è una tecnica precisa. E più noi siamo padroni di quello che facciamo, del lavoro, della tecnica, più siamo liberi nell'esprimerla. Allora l'arte è un dono, come dicevo, però bisogna sapere coglierlo, bisogna mettersi a disposizione, bisogna mettersi in ascolto. È una visione. L'arte che ci arriva sicuramente dall'alto, da qualcun altro, noi siamo solo, diciamo, il tramite per questa visione. Bisogna essere dei buoni ricettori, bisogna imparare a essere, ad ascoltare i segnali e tramutarli in qualcosa che abbia una leggibilità però universale, che possa essere compreso da tutti. E quindi toccare i grandi temi, la vita, la morte, l'amore, la difficoltà umana, l'elevazione. Io credo che la vera arte deve per prima cosa stupire il suo creatore, cioè colpirlo a fondo, emozionarlo, se no come può pretendere in qualche modo di trasmettere, comunicare un'emozione a un'altra persona, se non noi siamo i primi a essere toccati da questo sentimento. Miró diceva che bisogna diventare veramente uomo per poter toccare tutti gli uomini e le donne, cioè bisogna sentire su di sé un po' tutto il bene e il male del mondo e riuscire a trasmetterlo, ma a trasmetterlo attraverso una comunicazione che possa portare nell'arte, io credo, nella vera arte, a un miglioramento di tutta l'umanità, cioè l'arte è come antidoto alla volgarità, alla violenza, al dolore del mondo, come alfabeto e paradigma per conoscerlo, conoscere se stessi e gli altri di più. A me capita spesso che persone fanno delle riflessioni sul mio lavoro e attraverso queste riflessioni conosco più me stesso e altri. Invece, guardando il mio lavoro, capiscono qualcosa di loro che non sapevano di possedere. E per questo, come diceva Pascal, quando si riesce a trasmettere questo, che poi le persone amano quello che un artista fa, perché sentono una grande condivisione emotiva, emozionale. Provano quello, come diceva Raymond Carver, lo shock del riconoscimento.
cioè sentono che si è manifestato il significato umano dell'opera, sentono che di appartenere in modo più profondo a una stessa umanità. Ci sono per esempio dei film che andiamo a vedere, due tipi, cioè vari tipi di film, ma diciamo quelli che quando stanno scorrendo, anche dei bei film, ma stanno scorrendo i titoli di coda, la gente già è pronta, si alza, cerca le chiavi, cerca dove ho messo la macchina, dobbiamo correre, cioè abbiamo un appuntamento, la pizzeria. E altri dove la gente rimane immobile, rimane lì e vede scorrere lentamente tutti i titoli di coda. E ha bisogno di un attimo per avere la forza di ritornare alla vita, cioè perché è stato colpito da quello che è stata questa esperienza visiva di alcuni film. E quelli sono i film che a me interessano, quelli che in fondo ci fanno venire voglia, i film, l'arte in generale, l'arte che fa venire voglia di essere migliori. In Giappone questa filosofia si chiama Kaizen, cioè quella di migliorarsi ogni giorno. Io credo che l'arte abbia un dovere importante, quello di migliorare la società, essere una delle condizioni, delle esperienze, delle comunicazioni che possono migliorare la società in cui viviamo. L'avere arte provoca la riflessione, provoca la contemplazione, il silenzio. Il problema è che nessuno, o pochi ormai, si fanno delle domande profonde sul significato delle cose, non c'è il tempo forse, e nell'arte, con l'arte abbiamo possibilità di porle queste domande, sulla spiritualità, io credo che l'unica arte che a me interessa, e credo che possa esistere, è l'arte che porta a una spiritualità, che amplifica la nostra spiritualità, che stimola la nostra spiritualità, che ci muove, ma può essere anche una piccola canzone, una piccola poesia. Paul McCartney dice che la musica dà delle vibrazioni, delle piccole vibrazioni, no? Che però hanno un effetto grandioso, grandissimo. È così l'arte, si parte da una piccola vibrazione che poi ha un effetto domino e può muovere tante cose, no? Può cambiare le coscienze, perché c'è una percezione più profonda delle cose, credo, per chi legge l'arte, per chi la fa. L'arte è terapeutica, per chi la fa è liberatoria. Ed è terapeutica anche, credo, e in fondo crea un momento di grande compassione, cioè di passione comune, di profondità comune, di appartenenza al genere umano. Per quanto riguarda il mio lavoro, visto che è un dono, non mi appartiene. Nel momento in cui uno finisce un quadro, una poesia, una canzone, questo non gli appartiene più. Non gli appartiene più perché, intanto, nel momento che ha la forza di non appartenergli più, perché io credo che la vera arte debba autonomamente dire delle cose, cioè avere la capacità di esprimere un'emozione in modo autonomo, senza didascalie, senza dei processi creativi a lei estranei, senza un aiuto di qualcuno che la spieghi. L'arte si spiega da sola, questo lo diceva Brancusi, non ha bisogno di essere spiegata, però appartiene a tutti noi in modo diverso. Brancusi diceva anche che le cose d'arte sono degli specchi dove ognuno vede ciò che gli somiglia, ed è così. C'è una frequenza in certe cose e ci sono persone che sono su quella frequenza di sensibilità e allora si riconoscono, no? Ed è un fattore totalmente istintivo il rapporto con l'arte per me all'inizio. Cioè noi andiamo a vedere un museo, passiamo in una fiera d'arte o davanti a una scultura, per esempio, un museo ha centinaia di quadri e poi ci fermiamo su uno, non sappiamo perché, non sappiamo magari chi l'ha fatto, però in qualche modo quel quadro ci assomiglia di più, è fatto della nostra sostanza, quell'opera, e ci riconosciamo in lei, anche se non l'abbiamo fatta, e non è importante questo, l'importante è riconoscerci in questo.
E così come le persone, quando andiamo a una cena o incontriamo delle persone, abbiamo una persona che ci attrae di più, no? C'è una persona a cui ci sentiamo più vicini. È come se la nostra sostanza, la nostra, di questa dell'altra persona, in qualche modo si fosse divisa e in qualche modo quando ci rincontriamo si debba ricongiungere, no? È come ritrovare dei fratelli, ma in modo anche, può essere anche in modo che ci si possa, per esempio l'innamoramento credo che sia quello, cioè un riconoscersi. Quindi un rapporto totalmente istintivo. Poi da quello scatta poi una voglia di vedere come per esempio un artista è arrivato a quel momento, quindi si studia e si va a vedere e si ama sempre di più, così come le persone. All'inizio si innamora di una persona di cui non sappiamo nulla e poi vogliamo sapere tutto, vogliamo vedere le foto di quando era bambino, vogliamo sapere quali sono i suoi pensieri profondi. Poi nell'arte non ci sono stranieri, non ci sono diversi, non ci sono. L'arte è straordinariamente, appartiene a tutta l'umanità. Però nello stesso momento ha una scala di valore, è una meritocrazia, cioè nel senso la vera arte si riconosce, ha una sostanza, una gravitas, come diciamo, il peso, e la si riconosce, come non si riconosce alcuni lavori considerati d'arte che però per me, o a me, per la mia sensibilità, non riescono a toccarci, no? Così intimamente. E molte volte ci sono persone che dicono, ah, ma io non lo capisco, eccetera, ma non bisogna mai aver paura di non capire. Per prima cosa, e poi bisogna anche chiedersi se siamo noi che non riusciamo a capire o se è stato l'artista, poi questa parola un po' abusata, che non è riuscito a comunicare. È chiaro che bisogna affinarsi, allenarsi anche a coltivarla l'arte, coltivare le mostre, coltivare le esposizioni per poi poter formarsi un giudizio. Tutti i grandi artisti sono stati dei caposcuola, tutti i grandi artisti. Ci sono inventato un modo nuovo, un mondo nuovo di comunicare. E come hanno fatto a fare questo? Intanto hanno avuto un'autocritica alta, cioè non si sono accontentati, hanno cercato quello che pian pianino poteva essere la propria voce. Il proprio si sono riconosciuti in quello che facevano, perché la prima cosa per chi fa arte è riconoscersi in quello che si fa e vedere che quello che abbiamo fatto ci rappresenti profondamente. E poi a quel punto hanno dato credito al proprio gusto, cioè hanno creduto in se stessi, sono dati fiducia e al di là delle mode, al di là del tempo, hanno seguito quello che era il loro istinto, a quello che piaceva fare a loro. E attraverso quello hanno creato un nuovo solco, hanno creato un modo nuovo di rappresentare la vita, perché poi la vita è l'oggetto sempre della comunicazione dell'arte. Però per fare bisogna impegnarsi, è molto serio fare arte, ha una grande responsabilità. Per esempio Schopenhauer diceva che ci sono tre tipi di scrittore di base. C'è chi scrive senza pensare, che sono la maggioranza. Considerate che Schopenhauer odiava tutti i filosofi della sua generazione, soprattutto Fichte. E poi diceva, c'è un secondo tipo di scrittori, che sono quelli che scrivono, che pensano al fine di scrivere. Cioè, mentre scrivono, pensano a quello che devono dire. E poi ci sono un altro tipo di scrittori, che sono i più rari, che sono quelli che hanno pensato prima di accingersi a scrivere, che hanno riflettuto sulle cose e poi le hanno comunicate, le hanno scritte. Ed è quello che per me l'arte spero che possa stimolare a fare, a ragionare sul mondo, a valutare le cose in profondità, a anche dare un momento di, non dico di elevazione, però un momento di silenzio al di là di questo, del caos, della difficoltà, della vita, no? È un momento di ascolto di se stessi e di quello che l'artista prova e tenta di esprimere.
Credo che la condivisione sia un fattore importante. E la condivisione di qualcosa nasce subito quando, come ho detto, si manifesta il significato dell'opera, quando si dice la verità. In qualche modo si riesce a rappresentare realmente una verità della vita, una situazione, un momento, un dolore, una gioia. E abbiamo questo shock di dal riconoscimento, come diceva Raymond Carver, ma abbiamo anche questo senso di quando uno ci racconta la verità, nell'arte come nella vita, noi siamo attratti da questo. La verità necessita subito di attenzione, la richiede, ma la gente dà attenzione alla verità. Appena uno parla in modo profondo di cose vere e dice sinceramente quello che pensa, la gente lo sta a ascoltare, no? Quando appena una persona racconta qualcosa che ci sembra falso, artificiale, anche nell'arte come nella vita, facciamo un passo indietro, no? Tutto quello che è artificiale è lontano dalla bellezza, tutto quello che non è naturale, non è spontaneo, non per niente la bellezza inconsapevole è la cosa più bella che si possa, per esempio, trovare in una donna o in un uomo, cioè questa inconsapevolezza della propria bellezza, perché uno dice, ah, che bella quella ragazza, ma lo sa, e allora perde di fascino, no? E io credo che bisognerebbe ricominciare a ritrovare il candore che è una cosa che manca all'Italia, manca al popolo italiano purtroppo, ci sono popoli per me che hanno più candore, che sia approcciano le cose della vita in un modo più semplice. Noi siamo un po' troppo forse abituati, insomma, abbiamo una storia molto antica, se leggiamo scritti sia dei giuristi romani che poi anche nell'Ottocento, facciamo questi salti storici, ma poi alla fine raccontano sempre le stesse cose, gli stessi intrighi, le stesse difficoltà a legiferare. Cioè, non so come mai, mi dispiace molto, non vedo il candore, mentre nell'arte è un fattore, come nella vita, è un fattore importantissimo il candore. E in un bellissimo libro che si chiama Lettera a un giovane poeta, Rainer Maria Rilke dice, risponde alle richieste di un giovane poeta che gli chiede consigli per il suo lavoro e lui comincia a dirgli, intanto visto che mi avete permesso di consigliarvi, quindi anche come vedete un approccio cioè di educazione, di rispetto verso l'altra persona, anche se era molto, diciamo rispetto a lui che era già un grande poeta, questo era un ragazzo, però il rispetto per tutti, sempre e comunque, che è un fattore basilare della vita, e gli dice, visto che mi avete permesso di consigliarvi, vi dico che voi state mandando i vostri scritti a riviste, li avete mandati a me per avere un consiglio, li cercate di pubblicare, ma dovete dimenticare tutto questo. La prima cosa che dovete fare è guardarvi profondamente dentro di voi, guardare profondamente dentro di voi. E dice, nell'ora più silenziosa della notte, chiedervi, devo io scrivere? Morirei se fossi costretto a non farlo, se non potessi farlo. E se a questa profonda e dura domanda risponderete con un sì, allora edificate la vostra vita in virtù di questa risposta, dice. Però cominciate a esprimere nel modo più semplice le vostre sensazioni più naturali, le tristezze, le gioie, con intima e umile tranquillità, dice. E poi dice una cosa illuminante, dice cercate di vedere le cose come foste il primo uomo al mondo o la prima donna al mondo, cioè con quella mancanza di preconcetti e quel candore che purtroppo ci manca, abbiamo perso. E allora a me è successa questa cosa, per esempio, perché mio figlio Pietro quando aveva 3 anni
un certo punto ho detto, questo è Rilke. Ha detto, papà, andiamo a mangiare la pizza a fiore. E ho detto, la pizza a fiore? Perché essendo il primo uomo al mondo, essendo un bambino, aveva inteso la margherita come fiore e non come un omaggio alla regina Margherita con la pizza. E quindi ha ribaltato il concetto in un modo totalmente semplice, però non avendo nessun tipo di preconcetti o anche, come posso dire, di conoscenze. Il vero autore, il vero artista deve tracciare per me da solo nel proprio cuore la linea che divide il bene dal male e su quello lavorare, continuare, camminare. Perché la coerenza artistica è corrispondente alla coerenza morale. L'arte ci porta sempre, la vera arte, a un rigore morale, a una profondità, a una ricerca di, certo anche di pace, ma anche di giustizia, anche di rispetto. E di riflessione sulle cose. L'arte che io amo deve contenere questo candore, cerca di contenerlo, un candore, una semplicità, come quando ogni tanto vediamo queste interviste di persone, magari di un signore, magari di 80 anni, della montagna, che non ha mai conosciuto niente, dice delle cose che ci colpiscono, che delle cose con una serenità, una tranquillità, una purezza sconosciuta ormai, no? Nelle grandi città. Però subito la riconosciamo, no? La riconosciamo, ci colpisce. È questo fatto che il candore, la sincerità, la purezza, è una cosa che conquista tutti, è una cosa che tocca tutti, no? Perché ci appartiene. Poi magari è nascosta da una serie di... Per esempio io, anche di filtri, anche di, come posso dire, di difficoltà a esprimersi in un modo nel candore. Molte volte la semplicità, perché il problema è che molti hanno paura di essere semplici nell'arte o nella scrittura, ma Brancusi sempre diceva che era un grandissimo scultore dei primi del Novecento, un personaggio straordinario che più volte finiva. Raccontava che finiva la giornata completamente sporco di sangue, non si era accorto perché era uno scultore che si tagliava, però è preso nella foga creativa, insomma non si accorgeva, ormai il sangue era raggrumato quando lui finiva di dipingere, ma comunque diceva, ha scritto in un libro di aforismi delle cose straordinarie. Sulla purezza e la semplicità dell'arte, lui non aveva paura di essere semplice, di arrivare alle forme più pure. Perché diceva nell'arte in generale la semplicità è una complessità risolta, cioè si arriva alla semplicità, non per niente Picasso, Miró, adesso non mi ricordo più, diceva ci ho messo 90 anni per riuscire a disegnare, a ridisegnare come un bambino, cioè togliersi tutte le sovrastrutture, però in quel momento si disegni come un bambino ma hai la coscienza, cioè hai la facilità e l'innocenza di un bambino, ma è ai 90 anni, hai la mano che ha 90 anni, quindi è questa cosa insieme che non per niente, non per niente l'intervista, per esempio, di queste persone che parlano, che hanno questa purezza, sono molto vicine ai bambini. Non per niente si dice che i bambini e gli anziani sono vicini, no? Hanno delle sensibilità comuni. Io ci riflettevo l'altro giorno su questo e ho pensato perché. In fondo, quando si nasce, quando si sta per morire, siamo più vicini all'immateriale, cioè siamo più lontani dalla materialità della vita. Non siamo dentro a un sistema, siamo più liberi, non siamo ancora, come posso dirti, stratificati in questo, cioè non abbiamo queste stratificazioni continue, anche difensive, che la vita ci dà, che la vita ci praticamente costruisce. E quindi in quel momento, sia da bambini che da vecchi, siamo ancora un po' dall'altra parte della vita, del mondo, in un'altra vita, o stiamo per ritornarci, quindi siamo più vicini a quella materia e quindi siamo più in alto, viaggiamo in modo
più semplice ma allo stesso momento spiritualmente più elevato. E questo trovo che è una cosa bellissima. La grande sfida è non dimenticare questo momento, perché noi veniamo da qualche altra parte, ritorneremo là. E in questa transizione terrena non dimentichiamoci, cioè, no? Si parlava, cioè, dal fanciullino di Pascoli al fatto di Rilke, e il fatto di Picasso, cioè, nel senso, dove c'è innocenza, dove c'è purezza, la comunicazione è straordinariamente forte, arriva in un modo non filtrato. Ci colpisce al cuore perché poi fa parte di tutti noi. È solo che certe volte, certe sensazioni, certe emozioni, certi modi di pensare, certa semplicità e certa purezza è solo nascosta, è dietro la polvere, dietro le giornate, dietro le fatiche, si crea una membrana intorno a tutto questo. Quindi facciamo più fatica sia a esprimerla. Ma però per riconoscerla no, appena c'è si riconosce, appena c'è la riconosciamo e ci colpisce, ci fa bene. Il mio lavoro è basato sulla parola, la parola come forma del pensiero, la parola che perde il suo significato letterale perché in primo luogo non ha un carattere così invadente da dare delle lezioni, scrivere delle cose per insegnarvi qualcosa o scrivere delle cose per dare visibilità alle mie scelte emotive, politiche, no. Quindi questa scrittura come forma del pensiero per prima cosa perde il suo significato letterale, ma cosa diventa? Diventa un'impronta del nostro DNA, diventa come gli animali lasciano le tracce, no? Sulla neve, sulla terra, lasciano un'impronta. Noi lasciamo su questa terra la scrittura per me, cioè il segno, quel modo di scrivere, no? E perde anche il significato letterale perché se io scrivessi per esempio anche in inglese, che è la lingua, insomma, del mondo, ci sarebbero persone magari in Cina, in Russia o di qualsiasi altra etnia che non lo conoscono, che non possono avvicinarsi a quello che è il mio lavoro, e io non voglio creare nessun tipo di, mai di barriere culturali, ma solo una barriera di sensibilità nel caso, ma neanche barriera, cioè il fatto che avrà una sensibilità comune alla mia, riuscirà a leggere qualcosa, anche se in fondo non c'è scritto niente, ho scritto tutto. Io stesso leggo cose diverse nei miei lavori, a seconda del mio umore, a seconda dell'ora del giorno, e questa soggettività di interpretazione così ampia è una cosa che mi piace molto. Io do un'indicazione, un segno, che poi l'interpretazione è totalmente libera sono le persone che prima si devono mettere in ascolto, perché capisco che è più facile leggere un testo con delle parole compiute che vedere del segno. La forma e l'impronta del nostro passaggio su questa terra e cercare di in qualche modo fare un processo anche difficile di interpretazione. Il segno come traccia nel nostro passaggio, il segno come memoria. D'altronde, da quando l'uomo ha cominciato a calpestare questo pianeta, ha tentato di lasciare dei segni, delle forme. Una volta la scrittura serviva a nascondere le cose, non a divulgarle, perché c'era il latino, c'erano le scritture segrete, i simboli. E la scrittura nasce anche come invocazione al divino, come rapporto tra iniziati. Però ce la portiamo. Ce la portiamo sempre dietro, no? E adesso si sta perdendo. Ormai si scrive di più, ma si scrive prettamente, chiaramente a computer, sui telefonini. Quindi cosa succede? Che una parte importante della nostra personalità, che attraverso la grafologia, per esempio,
si esprime, che al di là del contenuto che abbiamo scritto, ma il modo in cui lo scriviamo si è perso. E quindi, perché quello, la scrittura è un segno della nostra personalità, oltre a una nostra impronta, del nostro DNA. E quindi il recupero di questo, di segno come caratteristica personale di ognuno di noi. Ogni uomo scrive in un modo differente. Se lo fa a computer, no, se lo fa a mano. Difficilmente ormai persone riescono a scrivere una lettera a mano senza che gli dolga la mano, perché non siamo più abituati, se non pochi appunti, quelli della spesa. Mentre il recupero di una scrittura universale che possa essere condivisa e parli di temi importanti è il filo conduttore di tutto il mio lavoro. E su quello poi questa scrittura cerco di declinarla in ogni modo possibile. Credo che per un artista sia importantissima la ricerca, cioè la continua possibilità di trovare, di provare ad esprimere sempre le stesse cose ma in modi diversi, con un segno diverso, con un... però sempre arrivando a un risultato che ci tocchi, perché poi alla fine, sempre Brancusi diceva che nell'arte è il risultato che conta, e questo è anche abbastanza antidemocratico, cioè nel senso uno può lavorare tutta la vita e fare delle cose mediocri, altri in pochi secondi fare una cosa meravigliosa, però di solito quei pochi secondi sono sempre frutto di un grande lavoro. E se uno in una vita non è riuscito a fare qualcosa di profondo, vuol dire che non è entrato, non è entrato così profondamente nelle cose, non ha voluto esprimere, perché poi certe volte Schopenhauer, per esempio, diceva sempre che non bisogna mai sacrificare la chiarezza. Quindi se una persona ha delle idee importanti, da dire, le devi dire nel modo più chiaro possibile e semplice. E lui accusava, per esempio, Fichte di scrivere, di spacciare parole invece di pensieri, cioè di fare discorsi astrusi dove poi il succo non era nulla. Ma questo perché? Perché non avevano niente da dire di base, lui diceva. Perché se ci tieni a dire una cosa, a farla capire e a comunicare la tua visione del mondo, lo vuoi fare nel modo più chiaro possibile. Se tu non hai una visione così chiara delle cose, allora cosa fai? Diceva Schopenhauer, che Fichte tentava, e anche tutti gli altri filosofi della sua generazione, o i fichtiani, tentano di mascherare la propria idea che non c'è, cioè di creargli come posso dire, degli ornamenti per renderla più bella. È come quando facciamo una torta, ma la facciamo senza lo zucchero, le uova e cose, allora cerchiamo un po' di migliorarla, ma in fondo la sostanza manca, no? Poi cerchiamo di il decoro perché non abbiamo la sostanza. Mentre credo che proprio nell'arte la cosa importante sia il contenuto e anche però chiaramente la forma, perché vanno insieme. Contenuto e forma, non so come corpo e anima, no? Sono così distaccati. Uno serve a esprimere l'altro e l'altro, il contenuto, serve a dare peso alla forma. È come la bellezza che non ha niente dietro, no? Una bella donna, che dice una stupidaggine oppure non dice nulla e tutto crolla, mentre la bellezza ha per me sempre una vece etica, ha sempre dietro un'intelligenza, una sensibilità, se no non è nulla, non vale nulla. E la bellezza, siamo circondati di bellezza e non riusciamo a vederla. L'altro giorno tornavo per esempio da Roma e a un certo punto c'era un tramonto, c'era questo cielo rosso, infuocato. Io non riuscivo a staccare gli occhi finché non è finito, sarà durato, non so, 10 minuti.
E non c'è stato uno che ha alzato gli occhi dal tablet o che l'ha guardato un attimo, forse ha fatto così, ha fatto così. E quella era bellezza, totalmente gratuita per tutti. Però bisogna imparare a vederla. Bisogna, per me, anche... Io sono conscio del privilegio che ho di fare qualcosa che mi fa stare bene, che mi piace, a cui non potrei rinunciare e poter vivere di questo. Credo che tutte le persone che praticano arte, proprio si praticano le arti, si affina, abbiano dei padri, dei nonni, dei cugini, dei fratelli, avranno dei figli, perché ci sono scritti, ci sono visioni che chiaramente mi hanno profondamente influenzato, motivato, spinto a fare questo lavoro. Questa capacità che hanno avuto artisti di ogni tempo, che hanno ancora, perché poi la vera arte credo che sia quella che riesce a rigenerare sempre l'emozione in chi la guarda. Cioè hanno questa capacità straordinaria, la vera arte, di farci commuovere ogni volta, di farci amare il bello ogni volta, di regalarci ogni volta, di regalarci ogni volta un'emozione nuova, una carezza, di darci una carezza. E questo in ogni epoca, soprattutto artisti nati anche tra le difficoltà generali del momento, come diceva, perché i grandi artisti non hanno guardato quelli che potevano essere i commenti del tempo, no? Ci sono artisti che erano straordinari ai tempi straordinariamente famosi, ai tempi, per esempio, di quando hanno cominciato gli impressionisti a dipingere, che erano visti come insomma, dei poveracci, dove non venivano invitati al salone d'autunno, che c'era a Parigi, erano visti come dei miserabili, come i fauve, cioè le bestie, o a tantissimi altri artisti, anche per esempio Fontana, che per me è uno dei più grandi artisti del Novecento, italiano sicuramente il più grande artista che sia stato. All'inizio c'era grande scetticismo, no? Questo signore così elegante che tagliava le tele. Però da ognuno di loro io devo ringraziare, ogni artista che ho incontrato, che il mio occhio, il mio cuore ha incontrato nella mia vita, non posso altro che ringraziarlo. Da Fontana, Tapies, Manzoni, ai minimalisti americani, a Michelangelo, a Paolo Uccello, a Vermeer, a artisti Caravaggio, artisti straordinari che ogni volta ci regalano un'emozione profonda e ci aiutano a vivere, perché poi sembra superflua la musica, ma poi cosa ci rimane se no? L'amore, ma l'amore, che è la cosa più importante di tutti, ma però l'amore per l'arte, l'amore per un'altra persona, l'amore per il fare bene, per il fare del bene, l'amore per gli altri, no? Però a quel punto, oltre a quello che possiamo donare, abbiamo questa meravigliosa possibilità di ricevere dalla musica, dalla poesia, dalla letteratura, e non ci vuole tanto. Ci vuole solo un piccolo ascolto, un piccolo impegno, mettersi lì e riflettere su quattro versi che ha scritto un poeta. Anche se diceva una cosa straordinaria, dice Franco Loi, dice la gente scrive andando a capo e pensa che sia poesia. Perché poi, oppure quando dicono il famoso, cioè, lo potevo fare anch'io, ma non è poi così, non è poi così facile. È facile se ci si mette profondamente a disposizione di quello che si cerca di fare. Se cerca di soffiare dentro quello che si fa, veramente un'anima, allora quello che lasceremo sulla tela o sulla pagina o sul marmo avrà una vita propria e non ci appartiennerà più e
finisco dicendo questa cosa che è stata un'altra illuminazione di un caro amico, un grande maestro che si chiama Claudio Olivieri, che dice: io capisco quando ho finito un quadro, quando smetto di guardarlo ed è lui che mi guarda.